Cari amici del tuo, ben ritrovato anche su questo video. Ben ritrovato in questo nuovo video, nuovo episodio della carriera. Lo so che lo scorso ve lo siete persi, perché questo è il nono, l'ottavo. Ho fatto un casino col video, quindi so che ve lo siete persi. Tornatevelo a vedere, lo trovate in descrizione. Però oggi, come potete vedere, adesso facciamo apparire incredibilmente il gameplay. Siamo nella finestra di mercato invernale, che come ben sapete su FIFA è davvero davvero molto importante, perché si prepara la prossima stagione. Infatti, come potete vedere, ho spostato tutti i soldi sul budget trasferimenti e ho selezionato alcuni campioncini, ma più che ironicamente, veramente questa volta, come Martial, Koke, Godin e Rabiot, che proverò a dare, a cui proverò a dare la caccia. Questi due qua non c'entrano niente, non vi preoccupate. Tutti e quattro è impossibile, perché vedete anche voi, gli stipendi sono piuttosto elevati. Noi abbiamo circa 250.000 euro di stipendi, quindi almeno due di questi quattro vorrei portare a casa. Quello che dobbiamo prendere per forza è un centrocampista, quindi o Koke o Rabiot vanno presi per forza. Poi sugli altri due ce la amministriamo, perché questi quattro vi starete chiedendo, perché praticamente sono i quattro più forti, a parte il portiere come De Gea e Buffon che non mi servono, o dei altri difensori centrali, c'era David Luiz, c'era Vertonghen, c'erano altri personaggi. Questi qua secondo me sono i quattro che più ci servono all'interno della squadra. Cominciamo con Koke e vediamo come va. Oggi tante trattative e poi anche qualche partita, ma oggi questo è il focus. Ok, allora, stipendio attuale 96.000, va bene. Allora, gli metteremo cruciale lui, perché sarà ovviamente titolarissimo nel nostro centrocampo. Credo che lì va bene, perfetto. 4 anni, oddio, mi andrebbero meglio 3, però alla fine 4 anni per un 26enne va anche bene, vi dico la verità. Adesso per il budget stipendi, se io sparassi un 100.000 avremmo 145.000. Mettiamo bonus di ingaggio, magari gli diamo un 250, così giusto per dargli lo stuzzichino. Vediamo cosa mi dicono loro. Ah, così mi stai dicendo? Oh, vuol dire che l'ho strapagato, quindi. Ma in realtà lo stipendio leggermente ho fatto solo cifra tonda, in pratica. Va bene, ragazzi, quindi abbiamo preso Koke. Quindi all'inizio del prossimo anno avremo Koke. E quindi adesso vediamo il nostro sogno bagnato Martial. Tra i 120.000 e i 195.000 io dovrei avere 145.000, che è più o meno la metà. Quindi potenzialmente potiamo prenderci anche Martial, metterlo ad ala sinistra, che è l'ala un po' più debole della nostra formazione, con Miralias e Piazza, che non mi piacciono moltissimo. E poi lui è più forte e può diventare quasi 90 di generale. Koke più di tanto non sale, ma è uno di esperienza che ci serve in mezzo al campo a fare un po' di legna e anche a fare assist a quelli davanti. Eccoci qua. Allora, sarà cruciale anche per Anthony Martial. Se prendiamo lui, veramente, cioè, ma che tridente abbiamo davanti, porca vacca. Ok, è contento del ruolo, 3 anni vanno bene, per lui avrei accettato più volentieri anche 4, perché ha appena 23 anni, quindi è un colpaccio anche in quel termine, ma va bene, teniamo 3 anni, che tanto a noi interessa il giusto. Clausola rescissoria, mamma mia, nessuna, va benissimo. Adesso passiamo alla cosa più preoccupante. Ah, io faccio questo tentativo qua con bonus di ingaggio e bonus anche per 10 gol, che comunque essendo ala non li farà troppo facilmente, ecco, all'interno della prossima stagione. Allora, io non sto capendo se sono il mago delle trattative, ma signori, in penso 3 minuti, 4 minuti di video ci siamo portati a casa Martial e Koke. Cioè, ok. Tra l'altro, Koke forse l'ho pagato leggermente troppo, Martial l'ho pagato pochissimo a mio modo di vedere, perché 20-30 mila euro in meno del suo stipendio sono tanta, 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 tanta roba. E tra l'altro mi rimangono 135 mila ancora di stipendi, ma no, non dirmi che riesco a prendere anche Godin. Fermi tutti. Quanto prende Godin? Che facciamo l'assalto pure a lui? Fatemi vedere. 100... No, ragazzi! Ce li prendiamo tutti e tre? Ma e dopo ce li possiamo permettere? Io spero di sì. In teoria sì, perché anche l'anno scorso avevo preso gente che non potevo permettermi con i milioni, ma tanto
non li paghi tu, tu paghi solo gli stipendi. Alla faccia del riduci gli stipendi. Oh, io ci provo, me ne frega un cazzo. Cioè, che squadra abbiamo il prossimo anno? Lui prende 120.000. Ma io posso anche rifarti la stessa identica offerta e mi avanzano pure altre cose, a dire la verità. Se mi accetta subito anche questo, veramente non so cosa dire. Ah, ecco, ok. Vuole meno stipendio, ma un botto di reti inviolate. No, non me lo posso permettere. Niente, vuole troppi soldi, troppo bonus di ingaggio. Io ci provo a levare il bonus, ma vedete che non andiamo d'accordo. Oddio, aspetta. Ma fra... Ma non gli conviene... Chi se ne frega, prendilo! Prendilo e portalo a casa! Prendilo e portalo a casa! Ma sì, è sicuramente superiore a cosa? Non ho capito. Vabbè. Ma non ha senso questa trattativa, perché mi chiedeva molti più soldi. Io ho levato la cosa, gli ho fatto la stessa offerta, ho detto, boh, dammi 5.000 euro in più di stipendio, che io ce li ho, quelli, su quelli potevo giocare, erano proprio... i bonus che non avevo. E quindi, signore, abbiamo fatto il trittico. Non so se ci capiamo che tre giocatorini abbiamo preso. Come potete vedere, adesso praticamente andremo alle trasferte in pullman. Perché, no, in pullman a piedi, invece che in pullman o con Trenitalia o qualcosa del genere in macchina col pulmino della società. Prima della partita di Coppa alleniamo i nostri virgulti. Guardate qua la font 84 d'Elite, già 85. Per capirsi, adesso penso che Chiesa potrebbe diventare 81, lo spero, infatti, diventa in questo momento 81, molto molto bene. Fatto questo, e devo dirlo fatto molto bene, è la Sverona in Coppa Italia e poi due sfide di campionato per concludere il mese, vediamo se qualcuno viene venduto o non viene venduto, cosa succede, finiamo il calciomercato e poi ci rituffiamo nella seconda parte dell'anno per finire la prima annata e vediamo magari di portarci a casa già la Serie A. Dubito, ma vediamo. Fiorentina della Sverona Coppa Italia. Let's go. Non riesco a uscire dalla mia metà campo. Che vi devo dire? Ma dai. Mettere dentro Simeone per far gol, cioè avremmo fatto non so 25 tiri, penso 1-1 supplementari, non so, veramente obbrobriosa sta partita per come la stiamo pareggiando. Non è fuori gioco? Guarda a parte come se mi sono fatto saltare lì. Forse il 5 lì, il capitano, la teneva... Boh. Affanculo, va, che gol di merda. Questi adesso non li so tirare. Adesso vediamo come va. Buono. Che cazzo lo fai cucchiare a mongoloide? A mongoloide. Ecco. Che parata! Oddio, che paratona che m'ha fatto! Tiralo lì così! Lì! Ma guarda te che fatica per vincere costi qua! Vabbè, non dobbiamo... Guarda, non dovremmo neanche festeggiare! Oh, cazzo! Ma proprio la Juve dovevamo trovare ai quarti? Ma io dico... Ma che palle! Oddio, che sfiga! E tra l'altro proprio... Vabbè, allora ragazzi, adesso... Partitina di campionato con la Samp, con i titolari... E poi si gioca il quarto di finale di Coppa Italia con la Juve. No, non lo pensavo di averlo in programma, ma va bene lo stesso. Bravo qui il difensore. Ah, ok. Ok, va bene, oggi va così. Bravo Simeone.
bravo Simeone, ti ho messo titolare anche questa volta, visto che l'ho visto con l'energia abbastanza piena. 1-1 al decimo minuto, praticamente, al tredicesimo. Facciamo finta che non sia successo niente e vinciamo questa partita, per cortesia, che ho già rischiato di smadonnare con la prima. Là. Là, non voglio neanche vedere la risultanza. Via, via, al diciassettesimo. 2-1. Porca vacca, li massacriamo questi. Muti. Muti, la faccio di risultanza, anche se non si sa come, non mi ricordo mai come si fa. Dovevo fargli la ballerina qua, proprio come sfottò. 11° gol in Serie A del nostro Ciolito. Mamma mia, che campionato per lui dopo l'inizio difficile. Bella azione, bravi, bravi. Questa volta un bel gol da parte della Samp. Niente da dire. Non osiamo neanche farci rimontare. Erano stati... è stato un secondo tempo tranquillissimo. Adesso cominciano questi a menare, a pressare. Ci caghiamo addosso e prendiamo il 3-3. Stai a vedere. Finisce qui. Vittoria meritata. 3-2, punteggio un po' pirotecnico, ma vabbè, lo portiamo a casa. I primi 30 minuti sono stati qualcosa di pazzoide. Poi è diventata una partita di calcio normale. Hanno fatto più tiri di noi, è vero, però tengo a dirci che la vittoria l'abbiamo meritata lo stesso, nonostante queste statistiche possono dire il contrario. Terza e più inaspettata di tutte le partite di oggi, Juventus-Fiorentina. Allo Juventus Stadium abbiamo già preso un 3-0 qui in campionato. Questa è la Coppa Italia, noi giochiamo con i titolari, vediamo se loro fanno un po' di turnover, forse anche sì, visto che comunque la Coppa Italia, tra tutte le cose che devono fare, non è di così primaria importanza, ma vedo che stanno tornando in campo, quindi deduco che il turnover sia per un'altra partita. D'altronde Fiorentina-Juve è un'enorme, enorme rivalità e qualcuno nei commenti mi ha già punzecchiato per aver preso 3-0, perso 3-0 in quella maniera, anche se il 3-0 è un po' finto perché non ce lo meritavamo più di tanto. Bene, allora adesso qua mi sembra il caso di mettere in difensiva. Che cazzo di gol ha fatto Douglas Costa al secondo minuto? Perché devo cominciare così tutte le partite? Porca troia, ci ha sparato l'Eurogol da Douglas Costa. Bravo lui, Non c'è dubbio. Bravo anche la Madonna. Oh. Brutto tackle da espulsione questo. Oh. Eh sì. Dio, no. Rivediamolo, non sembrava così. Sì, però da dietro effettivamente la palla non l'ha manco vista. Attenzione però, attenzione perché qui cambia la partita, signori. Juve in 10 all'ottavo minuto. Sì, in vantaggio 1-0, ma pur sempre in 10. C'è più campo da coprire per tutti, anche per quelli della Juve. Se sono in 10, da boh di testa. Da boh, vabbè. Intanto ci facciamo vedere dalla parte di Szczęsny. Secondo tempo, dopo il primo giocato, devo dire, ad armi pari, dopo quel Eurogol incredibile che ti capita una volta nella vita, probabilmente... No ragazzi, perché con la Juve non ne abbiamo di questa occasione. Bisogna segnarle, devo tirare una lecca sotto dove andava. E ha tirato pure di sinistro Federicone, mannaggia te Federicone. Fallo? Ma veramente? No, adesso mi mette la punizione. Ma no, Chiesa è alto 1,80 m, che cazzo lo metto a fare qua? Oddio, meno male, Cristiano ci grazia. Meno male, era fallo, vabbè. Ultimi minuti di questa incredibile partita in cui adesso siamo all'arrembaggio praticamente. Guarda che forse c'è una buona occasione là per... No, ti prego, tira in campo. Bravissimo, Federicone. Adesso devi cercare di battere l'uomo, anche se è Douglas Costa, non è facile da battere. Adesso cross sul tuo sinistro, ma dove cazzo me la tiri? Non lo so. Minuti di recupero, non perdiamo la palla che potrebbe fischiare da un momento all'altro. Vediamo se riusciamo a darla dentro. Ah, non era Simeone per Chiesa. No. Cosa ha parato? Come? Di spalla, di collo, non lo so. Ma non ci credo. Non ci credo, finisce qua. Cioè, che cazzo di parata ha fatto e che cazzo di gol hanno fatto, vabbè.
non mi sento fregato da questa partita, perché guardate che equilibrio, cioè più equilibrio di così veramente non so che dirvi. Non mi sento fregato perché effettivamente in queste partite equilibrate vengono fuori le individualità, e le individualità della Juve sono superiori alle nostre, quindi su questo non c'è da dire niente. E purtroppo lottando, ma siamo usciti dalla Coppa Italia ai quarti, che comunque era il nostro obiettivo, se non addirittura agli ottavi. Quindi sono contento di come è andato questo episodio, spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto delle cose comunque super 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 positive. Guarda che gol mi hanno fatto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani con un nuovo video. Bella.